Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Classe NBC. Allora, ci sono nuovi collocamenti in ambito certificati di investimento, poi c'è Rimini al debutto, poi continueremo a seguire il mercato in tempo reale perché sui leva 7 secondo me ci sarà un movimento strepitoso teso a catturare questo movimento al rialzo per chi ci crede, ma anche per chi vuole girarsi dall'altra parte, chiaramente ci sono gli short. Seguiremo tutto questo, accanto a me c'è Christophe Grosset del desk di UniCredit. Buongiorno a te Christophe. Buongiorno a voi. E dovremmo avere collegati a momento anche già, fra breve anche Gianvito D'Angelo, arriverà a momento. Allora io però partirei da Christophe per quanto riguarda le nuove emissioni, perché c'è fame di extra rendimento, dobbiamo far capire bene quali sono però i rischi a cui si va incontro, diciamo così, dell'operatività. C'è fame di extra rendimento, sappiamo che i certificati vanno e soddisfano questo tipo di richieste, però chiaramente c'è un rischio di mercato ovviamente da prendersi, bisogna capire bene qual è questa valutazione. Tra l'altro anche sulle popolari c'è tutto un discorso di fondamentali che stanno accompagnando. Allora partiamo con i primi collocamenti, Christophe, così ci dici che c'è di nuovo sul mercato e riusciamo a capirne anche poi come orientarci il profilo rischio-rendimento. Christophe. Ma in realtà abbiamo due novità questa settimana che mi sono portato. La prima è effettivamente abbiamo oggi ripopolato la nostra gamma di bonus con oltre 60 strumenti che entrano in quotazione, dunque avremo l'occasione di parlarne, ma soprattutto è partita questa settimana il primo collocamento OPV. Allora, cos'è l'OPV? È la possibilità di andare a sottoscrivere strumenti che sono di nuova emissione, dunque che saranno emessi alla fine del mese, ma che sono già messi a disposizione in borsa italiana. Dunque, concretamente posso andare sul mercato passando una semplice operazione in borsa per andare a sottoscrivere, prenotare il mio certificato prima che sia emesso. L'interesse qual è? È di poter entrare a 100 euro, dunque entrare prima che il certificato sia messo a disposizione. Dunque, fino al 29 maggio questi strumenti sono disponibili sulla piattaforma di Borsa Italiana, posso andare a sottoscriverli tramite un'operazione di borsa, dal 29 in poi entreranno in Stiamo vedendo quotazione un'immagine del normalmente. sito, qui dove c'è uno spazio di tutti i nuovi collocamenti, quindi avete una sezione sul sito dedicata a tutti i nuovi Sì, collocamenti, nuove com'è? quotazioni, nuovi collocamenti e vediamo che appunto i quattro primi sono questi OPV. Dunque abbiamo due certificati Express e due certificati Cash Collect. L'obiettivo è appunto di andare a cercare Ecco, però rendimenti. spiegaci una cosa, Christophe, i nuovi collocamenti sulla base di che cosa vengono fatti? Cioè, perché decidete di mettere un bonus certificate, un express o un cash collect? Qual è? Cioè, immagino che non decidete in base a condizioni meteorologiche, cioè, qual è? Perché avete deciso di mettere questa tipologia di certificati? Poi vediamo nello specifico. Beh, diciamo che l'obiettivo ci viene anche dalla richiesta da chi utilizza questi strumenti, e la richiesta forte Cioè, c'è un nel desk che momento. percepisce le richieste dei clienti. Beh, noi abbiamo la possibilità di incontrarli tra gli incontri, ci sarà Rimini, ci sono anche gli incontri, ci sono la possibilità di chiamarci, farsi E la gente suggerimenti. vi dice: voglio la cedola, voglio. Praticamente dal sentimento che nasce, comunque andiamo a vedere come riempirlo. L'altro elemento è anche, grazie alle nostre analisi, andiamo a vedere che strumenti può essere costruito, dunque nella scelta dei sottostanti, delle durate, dunque Ci sono dei nell'ideazione dello ragionamenti sulle volatilità strumento, anche. ragionamenti tecnici, ma che ci consentano di costruire strumenti che vanno a cogliere certe opportunità. Nel concreto abbiamo portato in questa OPV, dunque la sottoscrizione diretta in borsa, due certificati Express e due certificati Cash Collect. Sono due strutture che effettivamente puntano a andare a raccogliere rendimenti. Hanno tutte una durata di 4 anni, dunque 4 anni al massimo, offrono la possibilità di essere richiamate anticipatamente. L'Express, lo ricordo, è uno strumento molto semplice, dunque posso entrare a 100 fino al 29, da lì in poi il certificato si muoverà. Sono rilevazione annuale, abbiamo scelto due sottostanti che sono lo Eurostoxx, dunque l'indice delle principali azioni europee, e poi un tema che abbiamo anche portato in questo momento, lo Eurostoxx Oil and Gas, dunque le azioni del settore energetico in Europa. I rendimenti ci arriviamo, dunque l'obiettivo per lo Eurostoxx sarà di incassare 4,8%, sull'Oil and Gas un 5,4%. Come funzionerà? Che praticamente fra un anno, cioè dunque a giugno 2016, andremo a rilevare come si sono mossi da un lato lo Eurostoxx e dall'altro lo Eurostoxx 50 per ciascun certificato. Se hanno registrato una performance positiva, rimborseremo i 100 euro investiti completato del coupon.
se non è il caso continueremo fino a giugno 2017. E lì c'è l'effetto interessante che se a giugno 2007 c'è effettivamente un rialzo, ma non c'è stato l'anno prossimo, ci sarà un rimborso del 100 più due volte il coupon, dunque c'è questo effetto memoria. Interessante su questi strumenti che siamo riusciti a portare una componente di protezione, che è anche una delle forti richieste che abbiamo avuto, vuol dire che a scadenza, dunque fra 4 anni, a minima, anche se il mercato ha subito un forte ribasso, c'è una protezione del capitale al 70%. Dunque anche se il mercato dovesse da qui a 4 anni subire un forte ribasso, la possibilità comunque a minima di rimborsare il 70%. Speriamo comunque che nel frattempo ci sia una delle, alle date di rilevazione annuale, la possibilità di andare a raccogliere questi coupon, lo ricordo 4,8 sullo Eurostox, 5,4 sull'Oil and Gas. Poi abbiamo le cash collect, non so se abbiamo ancora la possibilità di parlarne. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, però prima voglio coinvolgere di nuovo Federico. Federico, aggiornaci sul mercato. Il mercato FIB sta oscillando su area di massimi, 23.355, e rimane per me una view positiva. Anche se entrare ora sui massimi assoluti in ottica intraday è abbastanza pericoloso, ma io rimango ancora positivo. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi rientriamo subito dopo. Ben ritrovati. Allora, ripartiamo. Andiamo sui cash collect, Christophe. Sì, i due cash collect, dunque anche questi due strumenti in collocamento in OPV presso Borsa Italiana fino al 29, dunque posso sottoscrivere a 100 euro. E l'obiettivo è simile, però, cioè di andare a cercare rendimenti. Abbiamo preso come in questo caso due azioni, Saipem e Intesa San Paolo. Dunque il primo certificato ha come sottostante Saipem, il secondo Intesa San Paolo. Il rendimento per il primo è di puntare a un rendimento del 7,25, dunque è importante perché siamo su un'azione singolo. Su Intesa saliamo a 9,7 annuo. Come funzionano questi cash collect? Praticamente stessa modalità, 4 anni, ogni anno andiamo a vedere dove l'azione. Questa volta andremo a valutare dove si trova l'azione di riferimento rispetto non più al suo livello iniziale, ma rispetto alla barriera. Dunque la barriera sarà posta al 75% del livello iniziale. Dunque a fine maggio 2015, dunque fra due settimane andremo a rilevare dove è Saipem. Gli lasciamo la possibilità di scendere del 25% rispetto al suo prezzo. Fra un anno guardiamo dov'è. Se è superiore a questo livello si riceve 7,25. Se addirittura siamo sopra il livello iniziale, dunque sopra il livello di fine maggio, rimborseremo 100 più comunque questo 7,25%. Se per i 4 anni rimane in questa fascia intermedia, dunque della barriera e dello strike, dunque dello strike ricortato del 25%, ogni anno si andrà a percepire il coupon, dunque 7,25% su Saipem, 9,7% su Intesa. A scadenza il rimborso del capitale è garantito se siamo sopra la barriera, altrimenti andiamo a replicare la performance negativa. Dunque, ricapitolando, l'Express abbiamo una protezione, sono rimborsati ogni anno con dei rendimenti del 4,8 del 5,4 anno, a patto che siamo sopra i livelli di fine maggio. Il cash collect si va a accumulare questi coupon a patto che siamo sopra la barriera, dunque che le due azioni non perdano oltre il 25%. Ecco, ricordiamo quali sono i sottostanti. Su due Express, Eurostox, Eurostox Oil & Gas, su le cash collect, due azioni, Eurostox. Saipem. Chiediamo a Federico sull'Eurostox, è un indice che si muove molto in maniera molto allineata a quello che è il FIB, sembra quasi un andamento quasi, i grafici sembrano quasi sovrapponibili. Questo sta accadendo, è confermata questa tesi anche in questo momento nel quale il DAX va per conto suo, Federico? Sì, esatto Giuseppe, nell'ultimo anno, infatti negli ultimi due anni anzi, l'Eurostox si è ben allineato al FIB. Certo, il DAX pesa di più a livello appunto di paniere, però l'Eurostox viene, grazie anche al FIB, l'ultima performance del FIB, la tenuta. Ritengo molto interessante appunto il certificato sull'Eurostox, l'Oil and Gas non lo seguo, però ha ottime possibilità anche in virtù dell'eventuale sviluppo che dovremmo avere nei prossimi mesi. E l'Eurostox lo vedo appunto incanalato su al rialzo e vedremo appunto.
Va bene. Allora, intanto ci ha raggiunto Gianvito D'Angelo. Gianvito! Ciao Giuseppe, buongiorno. Sei long, ci stai dentro in questo momento rialzista? 23.340, li andiamo a prendere i massimi a 23.750? Sì, l'idea Giuseppe è quella. E il mercato oltretutto, diciamo, non ha più rivisto neanche i 23.000 punti nell'affondo che ha fatto questa mattina, per cui sembra proprio che comunque questa trend line ribassista sui massimi in qualche modo ce la stiamo per mettere alle spalle. Per cui l'idea è, ripeto, è esattamente quella. Come dicevi tu, diciamo, al momento non c'è correlazione col DAX. Il DAX sta andando in effetti un po' per conto suo, d'altronde già lo vedevamo ieri quando ne abbiamo parlato, noi eravamo sulla parte alta del canale e il DAX era sulla parte bassa dello stesso canale ribassista, per cui seppur ripeto in una figura probabilmente di continuazione del trend, rimanevano comunque due posizioni diametralmente opposte. Cristoff, vogliamo una telefonata sul desk, qui ci devi allertare sui leva 7, perché oggi è giornata di leva 7, è giornata di leva 7, più che altro sono diversi giorni, sono già due o tre giorni che è abbastanza sostenuto il movimento. Intanto c'hai notizie già su come stanno andando i leva 7? Sì, una settimana molto attiva, perché abbiamo visto oltre 60 milioni scambiati ogni giorno sulla leva 7, dunque sul mercato della leva. Facci sognare, dici che sono long e che hanno preso il movimento. Nel senso che il ratio è comunque molto elevato, nel senso che siamo su un 70% di long contro un 30-30%. Quindi è già pesantemente long il mercato dei sottoscrittori certificati. Sì, sull'ultima settimana. Ma chi sono i sottoscrittori certificati leva 7? Istituzionali secondo te? Quanti sono istituzionali e quanti sono retail? O è tutto retail? Lì io direi che l'obiettivo è stato di presentare una soluzione che consente di andare a negoziare con la leva con un effetto leva nel quadro di un mercato regolamentato. Lo ricordo, i nostri due strumenti, dunque UMIB 7L e UMIB S7, abbiamo riemesso un nuovo certificato short per renderlo più aderente al mercato, sono quotati sul mercato SEDEX di Borsa Italiana e dunque per acquisirli passo direttamente da borsa, dunque un accesso facile. Una cosa importante, la leva è effettivamente la possibilità di andare non tanto a fare speculazione sfrenata, ma soprattutto di andare a investire sul mercato mobilizzando un capitale inferiore, dunque mettendo a rischio una quota del mio capitale molto minore rispetto a un investimento diretto sul sottostante. Va bene, intanto c'è una vostra iniziativa un po' più articolata di presentazione dei certificati attraverso una newsletter un po' più ricca, corretto? Sì, abbiamo su questo elemento, lo dicevamo, è molto importante per noi avere la possibilità di incontrarci, di interagire con chi utilizza i nostri strumenti. Noi siamo lì per rispondere a queste domande. Per averla si mette la mail? La nuova iniziativa, la nuova lettera si chiama il One Markets Magazine, dunque è una nuova pubblicazione. Ma è solo Unicredit Italia o è tutte le... No, in realtà è un'iniziativa europea che portiamo europea in Italia dall'ITF di Rimini. I testi sono in italiano? Sì, i testi ovviamente sono in italiano e dunque l'obiettivo è di dare, oltre a una panoramica sul mercato, soprattutto di concentrarsi sulla spiegazione degli strumenti, sulle novità, su come utilizzarli, strategie di investimento con i certificati. Dunque, verranno molto spiegati più nel dettaglio i singoli strumenti, quelli che emettete, quelli già emessi? Esatto, cioè quelli comunque come utilizzare in modo proficuo questi strumenti. Dunque siamo un mercato per riceverla, quindi questo dove si fa, se sia nel sito One Markets Magazine, sarà avviato a Rimini, daremo le prime stampe a Rimini e poi sul sito, dunque onemarkets.it o investimenti.it si registra e si riceve. Fate tra l'altro un aggiornamento bello sul mercato che arriva ogni giorno, corretto? Sì, abbiamo newsletter più operative sul mercato, lì si tratta di andare un po' più a fondo su delle tematiche di formazione. Allora, intanto, Federico, come in attesa di Wall Street, secondo te chi fa intraday deve liquidare la posizione o può tenerla? Allora, sì, sul FIB direi di entrare da questi livelli a rialzo è comunque in questo momento in ottica intraday è pericoloso, cioè prendere il profitto a chi ha avuto appunto la bravura di entrare a rialzo questa mattina. Attenderei Wall Street, ma non dimenticherei che
dell'ultimo anno la statistica indica che le posizioni acquistate il giovedì e liquidate il lunedì hanno un'ottima chance appunto profittevole. E venerdì normalmente, a differenza di quanto accadeva negli scorsi anni, non è mai una giornata di operazioni, perciò di chiusura e ribasso. Va bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi rientriamo subito dopo. 23.320 per quanto riguarda il FIB. Hai avuto modo di collegarti con il desk e darci gli ultimi movimenti, Christophe? No. No, ma sono effettivamente due giorni, anche questa mattina in apertura. Secondo te siamo gli stessi movimenti in linea? Molto, molto operativo, da ricordare che comunque lunedì c'è comunque il stacco dei dividendi, dunque anche da tenere in considerazione. Ecco, sui certificati che succede? Perché c'è qualche telespettatore che ci ha chiamato. Leva 7 e leva 8 come impatta sul... Beh, leva 8 non c'è. Leva 7, scusa. Io lo chiamo leva 8 perché sono così amante. Non sono uno di quelli che bastano la leva, soprattutto quando su queste misure. Praticamente cioè, replichiamo cosa succede all'investitore, cioè, la cosa, dunque, però andiamo a reinvestire il dividendo, a sapere che sulla parte long comunque c'è delle trattenute e dunque il reinvestimento è in realtà leggermente inferiore a quello che è distribuito lordo dalla società, dunque probabilmente il FTSE MIB registrerà un ribasso con lo stacco dei dividendi, che sarà comunque in parte compensato dal fatto che comunque i dividendi sono reinvestiti, dunque anche se avremo molto probabilmente in valore assoluto un ribasso del FTSE MIB, sarà in parte compensato dal reinvestimento e dunque la performance sarà in questo modo attenuata. Va bene, allora intanto Gianvito, eccolo, meglio andare sul FIB o sull'S&P 500 secondo te longa? Ma guarda, sembra di essere ritornati a un po' di tempo fa, quando in realtà gli americani stavano sovraperformando, perché se adesso noi vediamo i nostri massimi di swing sono decisamente ancora sopra, quindi noi abbiamo rotto il canale ma siamo ancora moderatamente rialzisti. Però se noi guardiamo S&P 500 hanno rotto il canale, ma hanno rotto anche i massimi relativi e quindi gli swing assoluti, e di conseguenza, come diceva giustamente Federico, l'entrata in breakout non è mai preferibile, perché avremo sempre dei rapporti rischio-rendimento un po' a sfavore, perché avremo stop molto lontani e target oltretutto non ben identificabili, visto che su questi livelli S&P 500 non ha quotato mai. Ma comunque sia, bisogna cercare sempre di prendere dei movimenti all'inizio per avere dei rapporti rischio-rendimento più a favore. Però ripeto, sicuramente S&P 500 al momento stranamente sembra impostato meglio del nostro FTSE MIB. Ecco, noi siamo i migliori ma solo a livello europeo. Le banche, secondo te Federico, le banche centrali sono ostaggio dei mercati? Perché diciamo che l'S&P 500 ha fatto capire benissimo che se in caso di rialzo dei tassi americani non l'avrebbe presa a breve. Secondo te questo è un ostaggio, questo è un vizio dell'economia o è un pregio? Cioè abbiamo delle borse che sono degli indicatori estremamente sensibili di ciò che accade nell'economia reale. Sì, effettivamente negli ultimi anni ormai conta molto le decisioni da parte delle banche centrali. E beh, direi ostaggio relativamente, perché già dalla scorsa estate la Fed allertava di essere con i prezzi dell'azionario oltre il valore reale, però i mercati, l'azionario in America ha continuato a salire. Poi certo le politiche indubbiamente oramai muovono i mercati azionari, molto sensibili i mercati azionari a questo, più i mercati azionari alle dichiarazioni delle banche centrali che viceversa. Certo poi sta nella bravura delle banche centrali gestire bene il tutto, però come abbiamo visto anche ieri, Draghi ad esempio per quanto riguarda l'Europa influenza tantissimo i mercati, questo c'è da tenerlo in considerazione per chi fa trading, per chi opera sui mercati. Va bene, in questo momento siamo a 23.360, il FIB a 23.85, eccolo qua, è ricomparso il massimo intraday, attenzione, è ricomparso in lettera il massimo intraday, quindi leva 7 ancora si adeguano, di conseguenza leva 7 long ancora, quindi 13.285 lotti scambiati. Christophe Perrini, perché ci stiamo preparando, voi valigia già pronta?
Sì, beh, Rimini è sempre un momento importante. Quest'anno, cioè, naturalmente ci sono tante opportunità, però ce n'è una di cui vorrei parlarvi, un'iniziativa che stiamo portando di quest'anno, una novità. Praticamente abbiamo previsto, dunque, che i nostri, cioè, per chi lo desidera, è su prenotazione, dunque bisogna mandarci sempre sul sito. Andare sul sito per la newsletter, sul sito. O chiamandoci, dunque c'è il numero 800 011 22, o numero verde, la possibilità di incontrare i nostri specialisti. Non tanto, lì ci sono tutti i stand, dunque, per specialisti possono... cosa intendi? Specialisti di mercati, certificati? Di certificati. Per 20 minuti, che non sono solo un incontro così informale, ma veramente 20 minuti. Ma l'aula la farete anche? Facciamo anche l'aula, abbiamo una conferenza, ma abbiamo questi 20 minuti di coaching sul sito. Dunque puoi incontrare me stesso, i miei colleghi, per interagire, rientrare veramente dentro come funzionano questi strumenti. 20 minuti di coaching, vi chiediamo solo di registrarvi, dunque, o chiamando o effettivamente mandando un'email, in modo che ci possiamo organizzare. Dunque è un'iniziativa alla quale crediamo veramente, l'abbiamo detto, importante per noi effettivamente essere all'ascolto della richiesta dei nostri, di chi utilizza i nostri strumenti. Lì dedichiamo effettivamente questi tempo, vogliamo effettivamente entrare in una approccio un po' più non personalizzato, ma veramente professionale. Dunque 20 minuti di coaching a disposizione, basta registrarsi. Va bene, grazie Christophe Grosset per essere stato con noi, grazie a Federico, grazie a Gianvito. Grazie a voi. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci lasciamo con un FIB a 23.3.85 con leva long, anche ancora leva 7 long, che si allineano in maniera quasi millimetrica al nostro contratto a termine, indicatore più sensibile in questo momento della borsa italiana, il FIB. A dopo la pubblicità.